Di che cosa vi occuperete? Allora, il nucleo di guardie zoofile, attualmente io sono il capo nucleo. E tra l'altro siamo anche in procinto di completare il corso che stiamo svolgendo in questi ultimi giorni. L'esame ci sarà il 26 del mese e così costituiremo un gruppo probabilmente formato da 10-15 persone che si occuperanno dei maltrattamenti tramite segnalazione. Generalmente il cane si occupa di grossi maltrattamenti e quindi saremo operativi sul territorio perché ovviamente tutti i casi in cui sarà necessario l'intervento della Guardia Zoofila di un pubblico ufficiale che comunque faccia rispettare i regolamenti e le leggi in materia di maltrattamento di animali. Non solamente una funzione, tra virgolette, repressiva e di controllo, ma anche di prevenzione, di dialogo. Assolutamente non soltanto repressiva, anzi, cioè noi privilegiamo sempre anche una fase informativa nel quale insomma, si cerca di spiegare come si deve mantenere un cane, come sono le regole, le leggi, cosa prescrivono, eccetera. Chiaramente poi la fase repressiva c'è nel momento in cui queste prescrizioni non vengono comunque rispettate, quindi comunque per noi è l'ultima ratio insomma, effettuare un'operazione repressiva. Poi c'è anche la fase investigativa, nel quale noi in collaborazione con le forze dell'ordine e anche altre forze sul territorio operiamo chiaramente in sinergia per poter operare insomma, sempre nel rispetto dei regolamenti per quanto riguarda il mondo della tutela animale. Poi l'aspetto più importante, come ci si mette in contatto con le guardie zoofile? Ci sarà un numero operativo disponibile pubblico ovviamente, sarà una persona che prenderà queste segnalazioni e le inoltrerà chiaramente a me che sono il caponucleo e io di conseguenza darò disposizioni sul territorio a chi è ovviamente di servizio e poter poi garantire un servizio e una copertura necessaria. Ovviamente l'invito a tutti i cittadini a collaborare. Assolutamente sì, ma comunque ci sono già tanti cittadini che collaborano con noi attivamente, ci danno una mano perché chiaramente soltanto un nucleo di guardie zoofile può fare tanto, ma è necessaria comunque la sinergia e la collaborazione anche dei cittadini, tanti animalisti comunque che sono fortunatamente qui a Pescara.